ragazzi, ragazzi, tutti quanti carichi, belli pimpanti, arzilli nel canale, nonostante una serata veramente debilitante per noi juventini, con un pareggio amarissimo che ancora resta nel groppo in gola, e però purtroppo sappiamo chi siamo e che tipo di formazione abbiamo e che tipo di squadra siamo, scollati, senza voglia, senza mordente, senza incisività sotto porta. E quindi era da dire che, dentro le parole di Allegri, forse si nascondeva veramente il pericolo di non andare a vincere a Venezia. Prima però volevo partire, prima di parlare appunto di quello che sarà e delle rivelazioni scioccanti tramite le mie fonti interne al mondo Juve, il futuro appunto della dirigenza e di tanti giocatori che sono sui piedi di partenza. Appunto vi ringrazio prima di tutto a tutti gli iscritti di essere nel canale, lo Stefano Magno vuole un sacco di bene, vi abbraccia calorosamente e ringrazio davvero di cuore anche tutti quegli iscritti che da tanto tempo lo seguono. E stasera voglio fare anche gli auguri ad Alessandra e a sua mamma Gloria. Un bacione ad entrambe. Allora, come vi dicevo, partiamo assolutamente con l'argomento più toccante della serata, che riguarda la possibile presa di posizione di Elkan dopo il pareggio di Venezia. Perché, come vi avevo preannunciato nei video precedenti, John aveva già fatto capire ad Allegri che era un ultimatum il suo, cioè aveva 4 partite da quando aveva 24 punti per arrivare a 36 senza se e senza ma. La prima partita, insomma, è andata bene con la Salernitana e anche quella col Genoa. Poi ci si aspettava appunto un altro filotto di 4 partite contro 4 squadre mediocri, Venezia, il Cagliari e il Bologna, e anche appunto sì, il Venezia, come vi dicevo. Però questi punti potrebbero non essere 12 ma 10, perché appunto il Venezia ci ha soffiato 2 punti, il Bologna di Mihajlovic è un brutto cliente, veramente è come andare dal dentista senza soldi, più o meno come con l'Atalanta. Il Cagliari in casa tecnicamente sulla carta è facile, ma vedendo la Juve di questi ultimi tempi non è detto che sia così, perché comunque il Cagliari, ricordiamolo, ha Joao Pedro, che se ti fa un gol e tu ne fai una partita rischi comunque o di perdere o di pareggiarla. Quindi Elkan è su tutte le furie e, ripeto, ha fatto capire che vuole una piazza pulita fatta come Dio comanda, non solo per il discorso Allegri per la panchina e cambiare, ma anche a livello dirigenziale, con Agnelli sulle spine e i giocatori, ragazzi, ce ne sono tanti che sono ormai fuori dalla porta. E vi potrei fare i nomi, ma molti di voi sapete già di chi sto parlando. Sandro per la difesa, Rabiot, Bentancur, McKennie, Ramsey, Morata, Bernardeschi non è detto, perché potrebbe essere anche riconfermato come molte voci pensano, perché sta facendo bene, si sta impegnando, non è il Bernardeschi che appunto, ripeto, vogliamo vedere, però ha mostrato comunque di essere uno dei meno peggio e tra l'altro penso che accetti anche di decurtarsi lo stipendio, prende 2 milioni e mezzo invece di 4, che ovviamente sono tanti, 4 milioni netti di, appunto all'anno. E quindi questi sono i nomi che assolutamente la Juve sta cercando di cedere. E tra questi vi aggiungo anche Arthur, che non a caso, e da qui scoppiato il caso Arthur, è stato tolto dalla rosa dei convocati, così su due piedi, e non per un ritardo, ma perché ci sono delle possibilità di poterlo dare a Siviglia. E se Arthur si fa male di nuovo giocando, rischi poi che ti salti l'affare. Quindi questa è una notizia che appunto non è stata fatta trapelare volutamente, per non appunto creare scompiglio prima di gennaio, perché non siamo ancora a ridosso del mercato, però è ormai palese che c'è rottura, e non come Ramsey che è fuori rosa, ma siamo lì, perché Arthur chiaramente ha avuto anche dei periodi dove poteva giocare, ma Allegri l'ha tenuto in secondo piano. Quindi attenzione, e Dybala è l'altro caso che continua a tenere banco, ci stanno veramente continuando a dire delle grandi panzane, delle fandonie. Secondo me Dybala sa già benissimo che andrà via, continua a fare questi appunto questi tiri a molla con questi acciacchi finti. Sinceramente è veramente stancato, perché i tifosi credono in lui, lo ritenevano una bandiera, l'unico in grado di risollevare la Juve dal caos totale, di un'autogestione, di un'anarchia completa a livello di gioco, e invece neanche lui è l'uomo simbolo, ci siamo illusi tutti, ma purtroppo non lo è soltanto un ragazzino altalenante che va, appare, scompare e non dà rendimento costante, e appunto non è in grado di dare gol, di dare carisma, di dare leadership e di essere un capitano che trascini, un po' come Del Piero. Non sarà mai lui, purtroppo, è inutile, non sarà mai il Platini, è inutile quel gesto appunto che ha fatto quando fece quel gol, appunto quando raggiunse 105 gol Platini. Sappiamo benissimo che non è il Dybala che può appunto rappresentare, ricalcare le orme di questi grandi giocatori. Quindi volevo appunto, ci tenevo a dirvi queste cose, perché ormai
non dico che è palese che stanno per accadere, però la rifondazione è dovuta. E se non arriverà a gennaio, ragazzi, prepariamoci per un giugno bollente, perché tra cambi completi a livello di rosa e appunto questi movimenti anche in dirigenza ne succederanno di tutti i colori. Poi andiamo ad analizzare appunto la questione Allegri, ragazzi, perché sinceramente, le parole che ha detto in conferenza prima e dopo lasciano di stucco, ragazzi, e tornandoci di nuovo fa venire il sangue alla testa, ti fa ribollire veramente il sangue, però è giusto ad andare a capire cosa frulla nella testa, negli ingranaggi cerebrali di questo personaggio, perché è diventato veramente una persona inaffidabile e soprattutto una persona psicolabile, perché quando tu dici che la Juve doveva avere 15 punti e non 2 contro le piccole, cioè Udinese, Venezia, Verona, Sassuolo e Empoli, cioè ti tira la zappa sui piedi da solo, cioè tu ti stai autodicendo di essere un incapace, non solo tu come allenatore, ma anche i giocatori, di non essere riuscito a fare, non dico 15 punti, anche solo 11, che sarebbero 9 punti in più in classifica e saresti pari all'Atalanta secondo. Cioè, è ovvio che la Juve poteva fare di più, poteva fare quei punti lì, ma vai a spiegare come molti giornalisti e opinionisti molto bravi in gamba hanno detto. Perché non gli hai fatto quei punti lì? Vai ad analizzare in profondità quello che non hai fatto e non hai saputo dare alla squadra. Questo è l'allenatore che voglio vedere, maturo, che capisce gli errori e prova a non farli. Il vero vincente è quello che va ad analizzare le lacune, i problemi, sia della squadra che di se stesso, e li migliora. Gli allenatori vincenti hanno fatto così: Klopp, Guardiola, Flick, Zidane. Non è che vanno alla viva al parroco e un tanto al metro e migliorano così, senza impegnarsi, come fa lui. Lui aspetta la pappa pronta e pensa che basta giocare a specchio contro le altre squadre e sfruttare gli errori altrui. Non è così. Tu devi dare delle idee, delle tematiche di gioco, delle trame. Non puoi pensare di andare in campo e poi fanno i giocatori. Oh, pensateci voi, dai, io mi siedo qua, mi bevo un caffè e ci pensa il migliore in campo. Non c'è, questo migliore in campo non ce l'hai più. Sono tutti nomi dietro le maglie, ma dentro la casacca ci sono dei fantasmi, non ci sono dei giocatori in carne e ossa che sputano tutto quello che hanno in campo e hanno come si dice, dei momenti, delle scintille balistiche per risolvere le partite. Non ce li hai più quei giocatori lì, non hai più Tevez, non hai più Higuaín, non hai più Llorente, non hai più Ronaldo, ne potrei citare tantissimi di questi nomi, e lui continua a vivere nel passato. Non esiste più quel passato lì. Tu non sei più l'Allegri di prima, ti devi adattare al contesto attuale e prova a prendere esempio degli allenatori in erba che stanno facendo molto bene, come Zanetti, come Italiano, come Gasperini, Pioli stesso, Inzaghi. Sono tutti allenatori che vengono sottovalutati, stanno facendo dei giochi, delle impronte alle squadre, dell'identità, una personalità che Allegri non riesce a dare. E quindi ci siamo trovati in questa situazione per quel motivo lì, non perché abbiamo delle defiance di 5 minuti, ma perché ci sono quelle defiance? Perché tu non sai dare dei dettami ai giocatori. Gli devi dire tu che in quei 10 minuti dove stai soffrendo bisogna giocare sporco, bisogna buttare la palla lunga alle punte. Tu glielo devi dire, non è che lo devono capire da soli. Magari sono giocatori stanchi che sono in debito di ossigeno in quel momento, hanno bisogno dell'allenatore che gli dica cosa fare. Punto e a capo. Lasciate un bel pollicione, ditemi come la pensate, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie di esserci come sempre.